benvenuti in questo nuovissimo filmato. Qualche giorno fa vi ho pubblicato la mia hair care routine e in quel video mi avete chiesto come fai a tenere sempre pulita la tua spazzola. Questo video ve lo lascio qui nelle schede informative e sotto nell'info box. Invece in quest'altro vi farò vedere con piccoli trucchetti come fare a tenere sempre la vostra spazzola super igienica. Avrete bisogno ovviamente della vostra spazzola, di un pettine e di uno shampoo delicato neutro. È molto semplice tenerla in ordine ed è fondamentale perché è proprio lì che si accumula la sporcizia, che poi ogni giorno che vi spazzolate i capelli l'andate praticamente a rispiaccicare sopra la vostra chioma. Quindi tenerla pulita è senz'altro un trucchetto niente male per avere i capelli più a lungo puliti. Ok, incominciamo, venite con me, sarà molto semplice fare questa operazione. Prendere quindi la mia fantastica spazzola a pianta larga della GHD, questa qui è anche perfetta per le alte temperature, ma qualsiasi spazzola voi avete, questa tecnica che utilizzo io in maniera super personale andrà benissimo. Quindi prendete la vostra bella spazzola e diamoci sotto nel realizzare questa pulizia. È una pulizia che faccio ogni due giorni, ragazzi. Spazzola alla mano e col pettine in maniera super delicata andiamo a rimuovere eventuali capelli che possiamo trovare. Può succedere, anche quest'altra cosa andrebbe fatta: ogni volta che la utilizzate la vostra spazzola, levateci sempre i capelli, perché anche loro rendono la spazzola sporca. Poi subito dopo vado a mettere una temperatura di acqua molto calda, riempio il mio lavabo. Perfetto, il lavabo è pronto con acqua ben calda, immergo la spazzola e incomincio la mia pulizia. Fare questa pulizia sarà la differenza e potrete anche voi stessi constatarlo. Poi vado a metterci un po' di shampoo neutro delicato, anche il sapone va benissimo, Ok, metto la mia quantità, comincio col lavoro super minuzioso aiutandomi con il pettine. Ecco qua, vado in tutte le insenature con movimenti verticali e orizzontali e proseguo così per abbondanti minuti. Perlomeno io sono una persona super minuziosa, quindi mi ci metto lì e vado a pulirla proprio al meglio che riesco. Poi mi aiuto che risciacquo un po', ricontinuo e questa è la procedura. Dopo averla lavata molto bene, altrettanto, sempre in maniera super meticolosa, andiamo a risciacquarla finché non avete acqua completamente pulita, senza più presenza di schiuma, senza più piccole presenze di shampoo. Risciacquatela super super bene, mi raccomando, meticolosi al massimo. Quando l'acqua va arriva pulita, è bella che è sistemata anche la nostra mitica spazzoletta. Ora vado a metterla al reparto alto del lavabo e la lascio asciugare. Una volta completamente asciutta, la vado a riposizionare, nel mio caso nella scatola, nel vostro caso nel mobiletto. Comunque fare queste operazioni ogni due giorni, ripeto, farà veramente la differenza. Ecco qua, la mia spazzola è tornata come nuova, quindi la rimetto in posizione nella scatola e tra due giorni rivado a fare questo procedimento. Spero che questi piccoli trucchetti vi torneranno utili e spero ovviamente che già sapevate che le spazzole vanno pulite, lavate, perché lo sporco dei capelli molto spesso è dovuto dalla spazzola sporca. Poi ovviamente ogni tot i capelli vanno lavati, è ovvio, ma avere strumenti puliti è fantastico. Io vi bacio, vi abbraccio e ci vediamo domani 20:30 con un nuovo video. Ciao!